Giulia De Lellis e Tony F, l'amore è già finito? Due indizi fanno tremare i fan. Tony F, atteso con Giulia De Lellis alla premiere del Gladiatore 2 a Roma, arriva solo e aumenta i rumors sulla crisi. Giulia De Lellis e Tony F sono stati la coppia più chiacchierata dell'estate, ma sembra che ultimamente abbiano fatto perdere le loro tracce. Dopo aver ufficializzato la loro relazione negli ultimi tempi, la loro visibilità è diminuita. Alcuni segnali suggeriscono che potrebbe trattarsi di un periodo di crisi tra i due. Sono diversi infatti gli indizi che hanno fatto scattare un campanello di allarme nei fan. Giulia De Lellis e Tony F. Tutti gli indizi della crisi. Tony F. era atteso insieme alla sua fidanzata Giulia De Lellis alla premiere di Il Gladiatore 2 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, un evento di grande visibilità. Tuttavia, nonostante fosse stato inserito nella lista dei fotografi con Giulia, Tony è arrivato da solo, posando davanti ai flash dei fotografi in modo sfuggente e con atteggiamenti evasivi. Ha evitato con cura i microfoni dei cronisti, rifiutando di rispondere a domande sulla sua vita privata. La sua solitudine sul red carpet, unita al comportamento distaccato, ha alimentato ulteriori speculazioni sulla sua relazione con Giulia. Un altro indizio è che Giulia De Lellis ha partecipato recentemente al matrimonio della sua cugina Alice a Terracina, ma Tony F. non era presente. Giulia era una delle damigelle e ha condiviso alcuni momenti dell'evento su social, come il trucco della sposa e scene di festa con i parenti. Non ci sono ormai più foto con il fidanzato e i sospetti di una crisi aumentano. Una storia nata d'estate. La relazione tra Giulia De Lellis e Tony F. ha iniziato a farsi notare nell'estate del 2024, quando sono stati visti insieme in diverse occasioni pubbliche, tra cui un concerto e una passeggiata a Napoli. Nonostante Giulia avesse dichiarato di essere single, le loro apparizioni congiunte lasciavano trapelare un legame crescente fino a raggiungere l'apice a giugno 2024, quando i due sono apparsi insieme anche al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, alimentando ulteriormente le voci su un possibile rapporto. Lei indossava romanticamente la giacca dei due, ma anche in quell'occasione non sono arrivate conferme ufficiali a mezzo social. Dopo averlo accompagnato in diversi concerti questa estate, la conferma ufficiale della loro storia è arrivata a settembre 2024, quando hanno condiviso la loro prima foto insieme sui social, mostrando un'intimità che ha dissipato i dubbi e messo fine alle speculazioni. La coppia, dunque, ha scelto di rendere pubblico il loro legame dopo diversi mesi di frequentazione. Tony F. ha poi confermato dal palco di un concerto al Palasport di Roma. Mentre salutava il suo pubblico alla fine dello spettacolo, il rapper ha fatto un accenno affettuoso alla mia ragazza, senza però citarne il nome, ma suscitando subito l'entusiasmo dei presenti, che hanno interpretato il gesto come una conferma del legame con Giulia De Lellis, che si trovava in prima fila e ha condiviso diversi momenti dell'evento sui suoi social con tanto di cuori. Ora però il silenzio fa tremare i fan della coppia.